Salvatore, ciao. Ciao. Cosa ti sei inventato? Oggi ho voluto portare una pizza che nel mio menù sta andando forte, è una pizza che nasce vegana. Io qui l'ho fatta vegetariana anche perché tanti palati non sono ancora abituati ad assaggiare, diciamo, gusti nuovi. Come era fatta questa pizza? La pizza era fatta con quattro varietà di grani antichi, parliamo di Saracolla, San Carlo, Germanello e un grano nazionale di tipo 1 macinato a pietra con un 20% di zenzero. Il topping? Diciamo che questa è una pizza che prende il suo nome, la salutista, per le sue benefiche proprietà. Parliamo di una pizza sana, diciamo una pizza che dovremmo inserire nella nostra alimentazione, perché stiamo incominciando a sbagliare alimentazione partendo dal sale. Infatti ho usato un sale rosa della Haiana e niente, a parte che riesce ad aggiustare l'alcalina nel nostro organismo, ma ha tantissimi benefici. Poi abbiamo lo zenzero, che già si sa tutti i suoi benefici, antiossidante, antitumorale vero e proprio. E poi abbiamo il topinambur. Il topinambur è un tubero che ha l'aspetto di patata ma sa di carciofo, riesce ad abbassare il glucosio nel sangue grazie al 60% di lumina che ha dentro. E a parte questo, riesce a passare nel primo intestino, è una pizza, è un prodotto molto digeribile e salutare su tutti gli effetti. Quindi riusciamo ad unire il gusto alla salute? Sì, quello che oggi dovremmo fare è soprattutto anche queste varietà di grani, non sono raffinate, parliamo di grani semi integrali, perché noi dobbiamo prendere tutte le proprietà del chicco, ma non solo amido e poche proteine. Senti, ma la gente è pronta a introdurre questa alimentazione? Guarda, è difficile, però ci stiamo riuscendo. Oggi dobbiamo essere convinti che la nostra figura non è più una figura del classico pizzaiolo, ma di un perfetto professionista, dove deve saper dare spiegazione al cliente e incominciare direttamente noi a far capire loro cosa mangiare e perché mangiare salutare. Grazie Salvatore. Grazie a voi, ciao.